Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Con oggi ci avviciniamo ufficialmente all'entrata nel vivo di FIFA 23. Infatti sono state da pochissimo rilasciate tutte le news ufficiali di Ultimate Team, con tante chicche, addirittura nuova modalità, quindi io direi di metterci comodi e gustarcele insieme. La prima novità ad essere introdotta è quella del Foot Moments. Il Foot Moments non è altro che una nuovissima modalità single player che viene introdotta sul gioco e che ci permette di poter giocare degli scenari, ovvero non si tratterà di dover fare delle partite per intero, ma bensì determinate situazioni, come ad esempio segnare il gol della vittoria del Barcellona sul PSG in rimonta con Sergi Roberto nei supplementari, o come vedete in questa immagine segnare un calcio di punizione. Andando a completare queste sfide andremo a guadagnare poi delle Foot Stars, ovvero una nuova valuta che viene introdotta sul gioco e che ci permette di poter andare a riscattare poi nella Foot Stars Gallery tutta una serie di pacchetti, di giocatori, eccetera, eccetera, eccetera. Come funziona la modalità? Innanzitutto si parte da quello che è la storia base. Storia che può rappresentare quello che è il tema della stagione Foot, può anche rappresentare quello che è un momento del calcio preciso del passato o del presente. All'interno della storia poi troviamo i capitoli. Capitoli che inizialmente sono bloccati e che mano a mano che andiamo a completare le sfide poi non solo ci permettono di guadagnare dei premi, ma ci permettono anche di progredire andando a sbloccare i capitoli successivi. All'interno dei capitoli troviamo finalmente i momenti. I momenti non sono altro che le sfide che dobbiamo andare a completare per poter guadagnare dei premi. Questi momenti sono di diverso tipo e ci permettono di poter guadagnare diversi premi. Perché? In base a quella che è la difficoltà alla quale stiamo giocando, in base a quello che è la difficoltà, in base a quello che è la squadra che dobbiamo utilizzare, ovviamente il meccanismo di premi sarà diverso. Inoltre, ognuno di questi momenti può comprendere da una a tre sfide e anche il livello di premio ovviamente potrà andare da 1 fino a 3 stelle per sfida, e si potrà partire sia da quella che è la sfida più difficile e sbloccare poi anche premi per quelle più basse, oppure completare mano a mano partendo dalla più bassa fino ad arrivare alla più semplice le sfide e i momenti e poi andare avanti. Una volta che noi ci ritroviamo dunque in possesso delle stelle, poi possiamo andare a riscattare tranquillamente i nostri premi. Un'altra modifica che viene fatta che è clamorosa è quella del sistema delle intese, perché come potete vedere in questa immagine non ci sono più le linee di intesa, ma il tutto viene sostituito con quei tre pallini che sono in basso a sinistra sulle carte e sulla sinistra invece vedete l'albero dell'intesa. Ecco, questo è il paragone con FIFA 22, vedete che cambia completamente, radicalmente, e adesso il tutto è sostituito da questo nuovo meccanismo. Come si guadagnano punti di intesa? Prendiamo il caso di Robertson e di Alexander-Arnold. In questo caso i due giocatori sono entrambi del Liverpool e quindi si va a completare quello che è lo slot della squadra di appartenenza dei due giocatori ed entrambi guadagnano un punto. Successivamente, come si può vedere, c'è sulla sinistra il campionato che anche influenza ulteriormente, perché andando ad aggiungere Grealish ed avendo in squadra tre giocatori della Premier League, loro due guadagnano ulteriormente un punto e anche Grealish ne guadagna un altro. Quindi, per farvi un esempio, Mbappé, per essere linkato e avere un punto d'intesa, non avrà più bisogno di Neymar e di Messi vicino a lui, ma potrà linkare anche avendo la presenza in squadra, ad esempio, di Kimpembe, di Renato Sanchez, di Hakimi, che non sono giocatori che sono vicini a lui, ma che comunque ne influenzano l'intesa. Stessa cosa, questo poi può valere per quanto riguarda la nazionalità e il campionato. Inoltre è anche molto importante il bonus che dà l'allenatore qualora, come al solito, condivida con quei giocatori il campionato o la nazionalità. Inoltre cambia anche quello che è il sistema delle posizioni dei giocatori, perché ogni giocatore avrà la sua posizione preferita e poi potrà avere anche altre posizioni che andremo poi a modificare ovviamente con l'apposito modificatore, ma che sono già preimpostate, quindi Cancelo che può essere terzino destro o terzino sinistro, e queste posizioni dipendono esattamente da quello che accade nel calcio reale. Quindi ad esempio Son può essere alla sinistra, così come trequartista, Mbappé può essere punta, trequartista o esterno sinistro. Quindi questo ci permette ancora più varietà nell'andare a creare le nostre squadre.
Quando un giocatore invece è fuori da quella che è la sua chemistry, vedrete, avrà 0 e in basso a sinistra ci sarà un punto esclamativo giallo che ce ne segnala la presenza. Però non si verifica un downgrade di statistica, semplicemente il giocatore mantiene le sue statistiche base senza ricevere alcun punto relativo al bonus dato dallo stile intesa. Per quanto riguarda invece le icone e gli heroes, questi contribuiranno a dare una mano alle intese come in passato. Le icone daranno un bonus di più 2 per quanto riguarda quella che è la nazionalità del giocatore, e mentre per quanto riguarda invece gli heroes daranno un bonus di più 2 per quanto riguarda invece il campionato dell'eroe che andiamo a inserire all'interno della nostra squadra. Come abbiamo detto, il crossplay è una delle più grandi novità che viene introdotta su FIFA 23, e questo sarà presente anche su FIFA Ultimate Team. Sarà possibile andarlo a selezionare e deselezionare per far sì che sia attivo o meno, e questo andrà ovviamente ad impattare tutte le modalità di gioco, le Rivals, la Weekend League, potremo fare le amichevoli con i nostri amici che non si trovano sulla nostra stessa console, finalmente aggiungerei, e quando andiamo poi a giocare le altre modalità, anche sul mercato, ovviamente sulla base di quelli che sono i cambiamenti che abbiamo visto nell'altro video, sarà possibile avere come rivali giocatori su altre piattaforme. Infatti per la prima volta all'interno del trailer hanno menzionato la parola trader. Se sei un trader, ocio, perché c'è più concorrenza. Quindi forse per una volta non demonizzano questa figura, ma anzi. Anche le classifiche ovviamente sarà possibile vederle incrociate sulle diverse console, e il simbolo della console sulla quale il giocatore sta giocando sarà sulla sinistra del suo nickname. Tanto impatto e risalto verrà dato ancora una volta alla customizzazione, con nuovi elementi che verranno utilizzati per poter dare un tocco in più a quello che è il nostro stadio, un tocco più a quella che è la nostra divisa, quindi un club che in questo caso si arricchisce di ulteriori elementi. E poi anche una chicca su quello che è la modalità mondiale, che si viene detto ci sarà sicuramente su FIFA 23 Ultimate Team, però al momento non si può aggiungere di più, ci lasciano un po' con l'acquolina in bocca, ma io sono sicuro che come per anni passati troveranno il modo per implementare al meglio anche questa competizione. Anche per questo video è tutto, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se queste novità vi convincono, cosa vi aspettate ulteriormente di aggiunta. Io vi devo dire che la modalità Food Moments può essere un'alternativa specialmente alle squad battles per prendere premi simpatici. Il nuovo stile per quanto riguarda l'intesa può creare una varietà di squadre mai viste prima d'ora, quindi sono molto curioso di vedere come la svilupperanno. In descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento. Io vi auguro una buona giornata. Un saluto da Riberoschi. Ciao.